oltre 15.000 visitatori provenienti da tutto il mondo, il 47% al di fuori dei confini francesi, 100 espositori e 70 imbarcazioni in acqua fra catamarani e trimarani. Sono questi i numeri più importanti di questa 12ª edizione del Salone Nautico Internazionale del Multiscafo qui alla Grand Motte, nella regione della Camargue. Noi, passeggiando per i pontili, abbiamo visitato quelle che ci sono sembrate più belle e almeno più particolari. Volete sapere la nostra selezione qual è stata? Beh, seguiteci! Diverse le novità in anteprima mondiale qui al Salone Nautico, tra queste il Ballycat Smart, un catamarano di 12 metri che al suo interno nasconde tantissime soluzioni, a partire dalla doppia timoneria così arretrata, una novità in questo cantiere. È il Comar C48 a vincere il premio come multiscafo dell'anno fra i performance. Noi vi mostriamo adesso il perché. Non solo è il multiscafo più grande esposto qui al Salone, ma è anche l'unico modello in alluminio. Scopriamo le qualità di questo CK70 dello Squall Marine International. Sono i trimarani della Libertis, i più piccoli multiscafi esposti qui alla Grand Motte. In questo caso siamo a bordo dell'853. La caratteristica principale di questo trimarano è quello di avere delle pinne stabilizzatrici sugli scafi che evitano, quando si ha il vento in poppa all'asco, degli ingavonamenti, molto spesso pericolosi. Sostenibilità, innovazione, comfort e performance. Sono questi i quattro principi alla base del progetto del Vindello 54. E come leggiamo, il futuro dell'oceano parte da qui. Questa 12ª edizione del Salone Internazionale del Multiscafo è stata un'edizione ricca, interessante, sia per le novità che i cantieri hanno portato in questa parte di Francia, sia per la progettazione che continua a fare passi in avanti. Passi in avanti che riguardano sia il mondo dei catamarani che dei trimarani, multiscafi che in questo momento stanno vivendo il loro periodo d'oro. Periodo d'oro che trova la giusta sponda in questa location e in questa regione, ricca di suggestioni enogastronomiche e paesaggistiche, ideali per una vacanza che non sia solo in barca a vela.